A Saggioli vede l'essere umano come un moderno Ulisse, un Dante che smarrito per una selva oscura intraprende l'arduo viaggio che lo riporterà a casa. E non per niente definiva la Divina Commedia come il poema della psicosintesi, un quadro meraviglioso di una psicosintesi completa. A Saggioli sees the human being as a modern Ulysses, Dante, who lost in a shadowed forest, undertakes the arduous journey that will bring him home. It is not randomly, in fact, that he defined the Divine Comedy as the poem of psychosynthesis, a marvelous picture of a complete psychosynthesis. Per comprendere in modo semplice e immediato il processo della psicosintesi, possiamo prendere spunto proprio da questa analogia, abbinandola al diagramma dell'ovoide che illustra la costituzione biopsicospirituale dell'essere umano. E allora, dapprima abbiamo il pellegrinaggio all'inferno, cioè la fase analitica. Poi la salita al monte purgatorio, il processo di graduale liberazione, integrazione e realizzazione a livello personale, la psicosintesi personale. E infine l'ascesa ai cieli del paradiso, le varie tappe di integrazione del supercosciente e della realizzazione del sé. To understand the process of psychosynthesis in a simple, immediate way, we can take a cue from this beautiful analogy and combine it with the Egg diagram, which illustrates the biopsychospiritual constitution of the human being. So first we have the pilgrimage to hell, which is the analytical phase. Then we have the ascent to the mountain of purgatory, which is the process of gradual liberation, integration, and realization on a personal level, so the personal psychosynthesis. And finally, we have the ascent to the heavens of paradise, which are the various stages of integration of the superconscious and realization of the self. E guardate per un istante le meravigliose illustrazioni di Dorè. Vedete che il viaggio di Dante non è un viaggio solitario. Dante non è mai da solo. Perché nel processo della psicosintesi, come vi dicevo prima, la relazione è fondamentale. Anzi, potremmo forse dire che lo scopo ultimo del processo è proprio la relazione. Nel tratto iniziale, la relazione con lo psicosintetista che guida e facilita, no? Rappresentato da Virgilio. Questa relazione però non è altro che lo specchio della relazione tra la dimensione personale e la dimensione transpersonale del sé, rappresentati rispettivamente da Dante e da Beatrice. Look for a moment at Doré's wonderful illustrations. Dante's journey is not a solitary one. Daphne is never alone because in the process of psychosynthesis, as I said before, relationship is fundamental. Indeed, we could perhaps say that the ultimate aim of the process is precisely the relationship. In the first part of the journey, the relationship is with the psychosynthesis, a therapist who guides, who facilitates, and which is represented by Virgil. This relationship, however, is nothing more than the mirror of the relationship between the personal dimension of the self, the I, and the transpersonal dimension of the self, symbolized by Dante and Beatrice, respectively. Vedete, il parallelismo con il motto conosci, possiedi, trasforma te stesso è subito evidente, e sarebbe bellissimo sviluppare il discorso ed esplorare magari altri collegamenti che possiamo intuire, ad esempio con le tre fasi dell'opera alchemica, la nigredo, l'albedo e la rubedo, anche con l'immagine dell'albero per le sue radici, il tronco e i rami. Simbolo per eccellenza di evoluzione e sviluppo, a Saggioli l'aveva definito il simbolo più aderente al processo della psicosintesi.
You see the parallelism with the motto, "No master, transform yourself," is immediately evident. And it would be wonderful to develop the discourse and perhaps explore other connections that we can maybe imagine. So, for example, with the three phases of the alchemical work, Nigredo, Albedo, Urbedo, and also with the image of the tree, with its roots, trunk, and branches, the symbol par excellence of evolution and development. Assagioli defined it, in fact, as the most adherent one to the process of psychosynthesis. Ma quello che mi interessa veramente sottolineare è come la psicosintesi sia una visione maestosa dell'esistenza umana e non una mescolanza di tecniche e di esercizi assemblati in modo più o meno eterogeneo. Ovviamente alcuni aspetti di questa visione sono stati solo tratteggiati e il linguaggio utilizzato da Assagioli era in parte figlio dell'Ottocento. Ma nonostante questo, essa conserva, anzi, come dicevo prima, forse rivela oggi più che mai la sua incredibile attualità. But what I'm really interested in underlying is how psychosynthesis is a majestic vision of human existence and certainly not only a mixture of techniques and exercises assembled in a more or less heterogeneous way. Obviously, some aspects of the vision have only been sketched out, and the language used by Assagioli is partially a child of the 19th century. But in spite of this, it retains, and indeed, in my opinion, it reveals today more than ever its incredible relevance. Vediamo allora fuori di metafora come si svolge questo viaggio, no? Il processo che ho cercato di illustrare nel libro. La prima fase, la fase analitica, quindi la discesa all'inferno, si divide a sua volta in due momenti: l'inventario degli aspetti coscienti della personalità e l'esplorazione dell'inconscio. Segue poi la disidentificazione, la scoperta di un centro, il purgatorio, e infine la fase psicosintetica vera e propria, dedicata alla formazione e ricostruzione della personalità, che contempla un livello prepersonale, un livello personale, anche interpersonale, sociale, e infine un livello transpersonale, il paradiso. So if we step outside of the metaphor, let us see how this journey unfolds, the process I've tried to illustrate in the book. So there is the first phase, the analytical phase, the descent into hell, is in turn divided into two stages. The general assessment of the conscious personality and the exploration of the unconscious. This is followed by disidentification and the discovery of a center, the purgatory, and finally the psychosynthetic phase proper, dedicated to the formation or reconstruction of the personality, which includes the prepersonal, the personal and interpersonal, including the social, and transpersonal levels, the paradise. Prima di dirvi qualcosa di più su ciascuna di queste differenti dimensioni del processo, vi voglio presentare brevemente come ho strutturato le parti e i capitoli dei libri. Quindi la prima parte è composta dai primi tre capitoli ed è un'introduzione generale alla figura di Roberto Assagioli e alla psicosintesi. La seconda parte invece si apre con il capitolo quarto, in cui faccio una premessa fondamentale, che, come ho detto prima, le tecniche e gli esercizi devono sempre essere contestualizzati all'interno di un processo generale e soprattutto all'interno di una relazione significativa. Before telling you more about each of these different dimensions of the psychosynthetic process, I would like to briefly present the structure of the parts and chapters of the book. The first part, consisting of the first three chapters, is a general introduction to the figure of Assagioli and the model of psychosynthesis. Part two opens with chapter four, in which I make a fundamental premise, which is, as I said earlier, that techniques and exercises must always be contextualized within the overall process and, above all, within a meaningful relationship.
Ai primi quattro capitoli ne seguono altri cinque, ciascuno dedicati a una fase o dimensione del viaggio psicosintetico. Vediamo. Allora, l'inventario degli aspetti coscienti della personalità è il capitolo quinto, ha lo scopo di sviluppare la consapevolezza che abbiamo di noi stessi, le nostre capacità di autoosservazione e anche di definire e rafforzare il nostro senso di identità, che è necessario poi per dedicarci all'esplorazione dell'inconscio. Gli strumenti utilizzati sono vari, l'autobiografia, la biografia, il diario, sostanzialmente ogni tecnica in grado di favorire la consapevolezza delle nostre caratteristiche psicologiche, delle principali subpersonalità, delle polarità, delle ambivalenze, dei conflitti e anche degli aspetti cosiddetti superiori della psiche, della nostra filosofia di vita, la nostra concezione del mondo. So the first four chapters are followed by five chapters, each devoted to a phase or dimension of the psychosynthetic journey. So let us see. The general assessment, chapter five, has the purpose to develop self-awareness, self-observation skills, and also to define and strengthen our sense of identity, which is necessary for the exploration of the unconscious. The tools used are various, the autobiography, diary, questionnaires, and basically any technique that can promote awareness and acceptance of our psychological characteristics, of the main subpersonalities, of polarities, ambivalences, conflicts, and also of the so-called higher aspects of the psyche, which is our philosophy of life, our conception of the world. La seconda parte della fase analitica, quindi l'esplorazione dell'inconscio, il capitolo 6, ha invece l'obiettivo di condurre al dente che duole. Anche qui le tecniche sono varie, ma sempre subordinate a questo scopo. Per esempio, metodi psicanalitici classici, quali le associazioni libere, le analisi dei sogni, tecniche proiettive ed espressive, immaginative, corporee, più in generale tutte le tecniche per l'espansione della consapevolezza e poi ovviamente ogni psicosintetista sceglie in base alle proprie inclinazioni e alle proprie formazioni. The second part of the analytical phase, the exploration of the unconscious, is dealt in chapter 6, aims instead to lead towards the truth that hurts. So the techniques here too are varied, but also always subordinate to the same. Classic psychoanalytic methods, such as free associations, dreams, analysis, and so on. Projective and expressive techniques, imaginative and bodily techniques, and more generally, all techniques for the expansion of awareness. Obviously, each psychosynthesis therapist chooses according to their own inclination and training. La terza fase è dedicata alla disidentificazione, siamo al capitolo 7, e ha come obiettivo la scoperta di un centro di integrazione e di sintesi attorno al quale riorganizzare il materiale emerso dal lavoro analitico. E qui entriamo nella fase attiva, se volete, quella più caratteristica del processo psicosintetico. L'individuo si assume la responsabilità del suo percorso e si dedica all'allenamento psicologico, utilizzando in modo regolare diverse tecniche, principalmente tutte quelle che favoriscono appunto i processi di disidentificazione e di autoidentificazione. The third phase is dedicated to disidentification in chapter 7. It aims at discovering a center of integration and synthesis around which the material that emerged from the analytical work can be reorganized. Here we enter the active and most characteristic phase of the psychosynthetic process. The individual takes responsibility for his or her own path and devotes himself or herself to psychological training using different techniques on a regular basis, mainly those that favor the process of disidentification and self-identification.
Parallelamente all'espansione della capacità contenitiva, potremmo anche dire compassionevole, della coscienza, si presta grande attenzione anche all'esperienza, alla scoperta della volontà, che è la funzione regolatrice, armonizzatrice dell'io. E anche qui gli strumenti a disposizione sono moltissimi, ma mi limito a ricordare che Assagioli ha dedicato un intero libro a questo tema, intitolato appunto L'atto di volontà. Parallel to the expansion of the restraining, we could say the compassionate side of consciousness, great attention is also paid to the experience, to the discovery of the will, the regulating, harmonizing function of the I. It is the will that coordinates the subsequent process of organization, integration, and synthesis. Here too, there are many tools available. I will limit myself to recalling that Assagioli dedicated an entire book to the subject entitled, as you probably know, The Act of Will. Infine il capitolo 8, la quarta fase, quella dedicata alla psicosintesi vera e propria, che riguarda l'utilizzo e la trasformazione delle energie biopsichiche, principalmente di quelle sessuali, aggressive e affettive, poi lo sviluppo degli elementi deboli oppure immaturi, e infine l'organizzazione e la coordinazione degli elementi della personalità secondo una gerarchia di valori scelta. Anche qui le tecniche sono varie, alcune hanno un impiego più generale, per esempio l'allenamento immaginativo, l'uso dei simboli, la tecnica del modello ideale, tutte le applicazioni della volontà sapiente, ovviamente tutte le tecniche che favoriscono i processi di integrazione e di sintesi. Finally, in chapter 8, we have the fourth phase, that of psychosynthesis proper, which concerns the utilization and the transmutation of biopsychic energies, especially the sexual, aggressive, and affective energies. Then the development of weak or immature elements, and the organization and coordination of the various elements of the personality according to a hierarchy of values. Here also the techniques are varied. Some have a more general use, for example, imaginative training and the use of symbols, the ideal model, applications of the skillful will, and of course, techniques to promote and process the integration and synthesis. Altri strumenti invece sono specifici del lavoro a livello transpersonale. Siamo arrivati al nono e ultimo capitolo del testo originale. Ad esempio il dialogo interiore, lo sviluppo dell'intuizione, l'evocazione dei sentimenti superiori e tutte le tecniche meditative. A questo punto lo scopo è quello dell'integrazione degli elementi supercoscienti nella personalità e il dialogo, la relazione tra l'aspetto personale e quello transpersonale del sé. La relazione tra queste due dimensioni del sé è forse lo scopo ultimo della psicosintesi. Per quale motivo? Perché il sé, l'anima, è l'unica istanza in grado di contenere, se volete, di abbracciare, di mettere in relazione tutti gli elementi della nostra costituzione biopsicospirituale senza escluderne nessuno. E garantendo al contempo anche la relazione con la dimensione universale. Other techniques and methods are specific for working at the transpersonal level, and we have reached here the last chapter of the original text, the ninth. So, in a dialogue and the development of intuition, the evocation of higher feelings, and all meditative techniques. The aim here is to promote the integration of the superconscious contents and the dialogue, the relationship between the personal and the transpersonal aspects of the self. The relationship between these two dimensions of the self is perhaps the ultimate goal of psychosynthesis. Why? It's because the self, the soul, is the only instance capable of containing, embracing, and relating all the elements of our
biopsychospiritual constitution, without excluding any of them and guaranteeing at the same time the relationship with the universal dimension.